questo qua, dalla prima partita, il palo, l'assist, l'hai cercato, perché una gran palla al tuo compagno è tranquillo, e secondo me in quel momento per legittimare una supremazia dell'attacco. Sì, io, vabbè, l'attaccante il gol lo sento sempre, però oggi era fondamentale fare tre punti. Cioè, abbiamo fatto due buone prestazioni col Bolzano e con la Cadalese, però in questo campionato devi portare tre punti a casa. Oggi ci siamo riusciti e poi insomma ho giocato la giornata con il primo gol che cercavo dalla prima, quando sono sfortunato con il nuovo palo con Bolzano, però oggi è andata dentro, quindi doppia felicità. Un pochino di fatica nel finale, dovevamo anche hanno provato anche a alzare un pochino il peso, ma non è che queste palle lunghe per cercare qualche soluzione e un pochino di fatica si è fatta. Sì, loro hanno messo un attaccante in più, hanno cercato tutto per tutto con questi lanci lunghi dentro l'area e sicuramente sapevamo che un pochino dovevamo soffrire, però potevamo fare qualcosa di meglio, magari non abbassarci troppo, non concedere troppo campo. Magari anche se eravamo stanchi cercare di andare a prendere un po' più alti per evitare, come detto prima, questi palloni dentro l'aria che poi possono creare dei problemi. La tua condizione sei arrivato comunque, stavi già giocando, quindi un leggero vantaggio sugli altri che sono arrivati poi in attacco di corsa ce l'hai, però comunque c'è anche un periodo di adattamento al gioco. No, diciamo che la sto trovando, veramente mi sono allenato poco durante il ritiro per varie situazioni che avevo a carpi. Però allenandomi e giocando la condizione la sto trovando e poi il tempo magari aiuta perché insomma a Carrara abbiamo sofferto un po' le temperature, però diciamo al 100% non sono ancora, non ci sono vicino, quindi sono molto contento. L'intesa con Umberto? No, Umberto è un attaccante importante che da molti punti di riferimento fa salire la squadra e in questi giorni abbiamo provato ad allenarci insieme, ci stiamo trovando molto bene, ma anche con gli altri. Questa intesa, visto che siamo all'inizio, può solo migliorare, quindi avanti così. C'è una dedica al gol, un attaccante non si chiede mai, però... No, lo dedico alla mia compagna Ana, perché insomma abbiamo sofferto un po', insomma, ogni anno, cambiare città, lei me ne sente, mi sostiene sempre, mi dà tanta forza, quindi sono merito. Grazie.